Mondo del giornalismo sportivo e non solo in lutto. Si è spento a Roma Mario Sconcerti, una delle firme storiche della stampa italiana. Aveva 74 anni ed era ricoverata presso il Policlinico di Tor Vergata per accertamenti di routine. Secondo il racconto dei parenti, un malore lo avrebbe colto all'improvviso e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Da Firenze a Roma, raccontando lo sport azzurro, Sconcerti aveva cominciato la sua carriera al Corriere dello Sport di Firenze, presto trasferito alla redazione milanese dove si dedicò al ciclismo. Dal 79 passa alla Repubblica per poi arrivare alla Gazzetta dello Sport nel 1987, esperienza durata un anno, poi il ritorno al quotidiano romano e dal 1992 diventa direttore del Secolo XIX. Sconcerti, dal 1995 al 2000, ha ricoperto il ruolo di direttore di Corriere dello Sport prima di diventare direttore generale della Cecchigori Group e della Fiorentina, ma divergenze con un altro dirigente viola, Giancarlo Antognoni, lo convinsero a lasciare il ruolo. Oltre che sui quotidiani, Sconcerti è stato autore di libri come Con Moser da Parigi a Roubaix del 1978, Storia delle idee del calcio, Storia del gol del 2015.